Ciao. Allora, 2001, una partita, cioè 2001, una partita oggi difficile, una partita di carattere, una partita dove comunque tu sei riuscito a gestire anche l'emotività in modo positivo, ma a onore sicuramente della tua giovane età. Grazie mille. No, io sono andato in campo tranquillo, con l'aiuto dei miei compagni, di essere sempre concentrato, di non calare mai, e ho dato l'ascolto a loro. Costano l'intesa perfetta, ti trovi bene? Sì, sì, Ale merita un sacco. Mi dispiace che è stato espulso, può essere anche un po' colpa mia che sono uscito, potevo anche anch'io scappare, e martedì lo vediamo e posso capire dove ho sbagliato. La prestazione della squadra è stata sofferta, però insomma si è arrivati a conquistare i 3 punti, che era la cosa più importante. Sì, sì, volevamo una vittoria, anche con un meno siamo stati lì concentrati, la dobbiamo portare a casa e così è stato. Il loro numero 11, Barranca, era difficile oggi da marcare, proprietà di palleggio, veloce, giocava tra le linee. Insomma, alla fine ve la siete cavata, anche se purtroppo è successo quell'episodio, non avete subito gol e questo credo che sia la cosa più importante. Sì, all'inizio dovevo capirlo un po', però era veloce, poi ho capito che dovevo stargli un po' più staccato per prendergli il tempo e dopo ci siamo messi compatti e ce la siamo gestiti. All'interno del gruppo tutto bene, tu sei fra i più giovani, forse trovi bene con gli altri ragazzi? Sì, insomma, sì, mi aiutano un sacco, mi vogliono bene, mi aiutano se sono in difficoltà, se sono triste oppure voglio portare con loro, ci sono sempre per me e li ringrazio tantissimo. Il Modena è vicino? Tra adesso c'è la partita fuori casa e poi dopo c'è il Modena. E poi puntiamo al Pergoli Tese? Piano piano, quello che succede c'è. Benissimo, io ti ringrazio, lascio spazio ai colleghi che vogliono eventualmente fargli delle domande. Direi che a questo punto noi ti ringraziamo, in bocca al lupo, buon proseguimento, perché questo finale di stagione sarà un bel finale, bello intenso e vero carico di emozioni. Grazie mille. Ciao.